tranquillo. Avevo preso un impegno e fatto una promessa nella trasmissione di Radio 2, Un giorno da pecora. I conduttori mi hanno detto: che cosa farebbe lei pur di far vincere il referendum? Ho detto: ma non so, fare la Roma Ostia. Ho vinto, nel senso che ha vinto il referendum, siamo tutti contenti per questa straordinaria prova di democrazia. I conduttori mi hanno chiamato e io rispetto la promessa, sono oggi qua, parto. E devo dire che il tempo è tiranno perché c'è un sole, ma ce la faremo insieme ai nostri amici dei Verdi di Ostia che mi accompagneranno in questa avventura di questa mezza maratona. Loro sono quelli che corrono con me. Okay. Allora fatelo tutti insieme. Fatelo, dai, dai. Ciao! Oggi questa nostra Roma Ostia, diciamo, il valore ambientale che ha proprio la Roma Ostia classica. La Roma Ostia è nata nel 74 nell'austerity per far vedere alle persone che si poteva anche viaggiare a piedi, raggiungere il mare con un mezzo alternativo, con una mobilità sostenibile. Oggi diamo un significato a seguito del referendum, dei quattro sì, per cui l'ambiente su questo percorso è di casa, direi. Sì, quelli folli proprio, io sempre, però nelle manifestazioni, se vedete, quando vedete muove quelle bandiere, sono sempre io, Angelo, sempre io. Si sa che è quello laggiù. Forse grande, siamo più fiduciosi. In attesa. In attesa. Ogni promessa è un debito, anzi, non facciamo come Silvio poco. Berlusconi. C'è presidente e presidente a questo mondo, no? C'è il nostro presidente quando fa... prende un impegno lo mantiene. Togli di quelle che addosso metti. Che l'Italia abbia una svolta ecologista. Non è la vittoria di Angelo Bonelli, vittoria degli italiani, ho mantenuto la promessa. Tanti non mantengono la promessa, l'avevo detto, l'ho fatto. Adesso è necessaria una grande svolta ecologista in Italia, come in Germania e in Francia, per avere un partito verde grande come in Europa. Ciao a tutti, grazie. Un 50, ufficiale, 50. Ma io posso raccontare da dietro, ho visto che se ne andava il presidente in solitaria assoluta, penso un'ora e 50 è un ottimo tempo. Quasi. Valerio, ma com'è che non c'è una goccia di sudore? Veramente qua, aspettarmi. Grazie. Grande Andrea, bravo. Grazie ragazzi.